Ciao ragazze, ciao ragazzi e bentornati o benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un altro flanker di Reminiscence e stiamo parlando di Rem l'acqua. Nasce nel 2016 e io quando l'ho sentito ho subito riconosciuto un Rem molto molto diverso, però sempre con il suo DNA, rispetto magari ad altri profumi di Rem che hanno un po' perso la nota marina. Rem l'acqua la sostiene completamente, quindi questa è un'ottima notizia per le amanti dei marini. Sempre i flanker di Rem sono riusciti a mantenere la loro nota marina che li contraddistingue. Ricordiamoci che Rem è proprio l'anagramma di mer, quindi sono tutti profumi che nascono, se vogliamo, dal mare, dall'acqua marina, dalla nota ozonica, quindi tutto ciò che riguarda e porta alla mente l'acqua del mare. Come vi dicevo, purtroppo alcuni non ce l'hanno questa peculiarità di essere super marini, nonostante vengano dalla famiglia di Rem. Invece Rem l'acqua, fortunatamente, sono riusciti ad enfatizzarla. E la prima cosa che mi viene in mente descrivendo Rem l'acqua è nota marina più muschio. Allora, tutte le amanti del muschio e delle note marine, Rem l'acqua andatevelo assolutamente a sentire. Innanzitutto non è più floreale, bensì un legnoso acquatico. All'inizio, quindi nell'apertura, troviamo il bergamotto e l'acqua di mare. Sono super frizzanti nelle note dell'apertura e mi piacciono un sacco. Esperidate, allegre, estive, freschissime, freschissime. Questo è uno dei flanker più freschi di Rem che ci sia in assoluto. Per poi avere il sale marino e il narciso, che danno un abbinamento salato dolce, quindi è molto interessante come profumazione. Si ha subito il sale per poi avere questo narciso molto molto dolce, molto succulento come fiore, che dà proprio questa impressione di avere sì un marino, però sempre molto molto portabile. Come note di fondo abbiamo le note legnose, l'ambra e il muschio. I protagonisti di Rem l'acqua sono le note marine e il muschio. Quindi all'inizio l'apertura si sente tantissimo queste note agrumate frizzanti. Poi in realtà abbiamo uno standby dove si sente tantissimo il narciso, ma comunque il protagonista dall'inizio alla fine è il muschio. Quindi è un profumo muschiato, molto molto frizzante, molto molto arioso come profumo. Trovo, nonostante quello che si dica sul web, che la persistenza è una delle migliori dei flanker. Infatti come voto do un 7 su 10. Comunque sugli abiti, il muschio sapete benissimo che come molecola si attacca e quindi sugli abiti è perfetta come persistenza. Ovviamente si parla sempre di un profumo estivo, si parla sempre di un profumo fresco, di profumo marittimo, e quindi per forza di cose non è neanche il suo volere essere troppo insistente e persistente. Il suo sillage invece è ottimo e gli ho conferito un 8 su 10 perché comunque il muschio e il sale marino sono molto pungenti come sensazioni olfattive, quindi anche quando si lascia questa scia meravigliosa estiva comunque si fa rispettare, perché il muschio dona molto proprio voluttuosità, corposità a questo profumo, quindi è veramente spaziale. Io l'utilizzo anche in primavera, nonostante sia un profumo comunque prettamente estivo, e come vi dicevo ottimo per ricordare il mare perché è uno dei marini più evocativi tra tutti i flanker di Rem. Il bergamotto iniziale è veramente strepitoso e poi si ha questo mix non solo di acqua marina ma proprio mare e sale, quindi un po' un profumo secco se vogliamo. E poi subito quando si ha questa sensazione mamma mia che secchezza questo profumo, si arriva al narciso che dice largo, fatemi largo che io arrivo e spazzo via tutta questa secchezza con questo cuore meraviglioso. E poi ovviamente si persiste per tutto il tempo con il muschio. Troverete delle opinioni un po' contrastanti su questo profumo sul web, perché dicono spesso che la persistenza non merita l'acquisto, invece altri dicono che non ricorda per niente il capostipite di Rem, che è Rem de Toilette. Invece io l'ho rivalutato veramente in modo importante, perché comunque su di me la persistenza, che di solito i profumi non durano particolarmente, arriva tranquillamente quando lo spruzzo al mattino, ma verso le 16 del pomeriggio ce l'ho ancora ben presente. E poi è ovvio che bisogna mettersi in testa che un profumo marino deve essere comunque leggero, deve essere comunque un profumo che si può portare nella stagione più calda.
senza essere troppo invasivo e soprattutto senza dare fastidio. Quindi alle amanti dei marini, ma che cercano comunque qualcosa di muschiato, di elegante, di classico e sbarazzino se vogliamo, perché comunque l'acqua marina dà questo sentore di brezza del mare che ci fa un po' sognare, Rem l'acqua è veramente un profumo fatto apposta per voi. Ragazze, anche per oggi il video è terminato, se vi è piaciuto lasciatemi un like, ci vediamo al prossimo video e let's talk about!